ci rivolgiamo ai sindaci perché indichino le aree di, sia pure temporanea, collocazione, smaltimento delle pietre, dei massi. Sono operazioni che devono fare prevalentemente i consorzi di bonifica e le altre autorità preposte, ma io sono tornato con un'idea precisa dai miei viaggi garganici, che innanzitutto bisogna liberare i canali di scorrimento da quella pietrificazione che, se dovesse piovere, diventa un'ostruzione, l'annuncio di una nuova tragedia. Ecco, questo è il primo punto. Domani porteremo alle autorità di governo nazionale, al ministro dell'ambiente, agli altri ministri, ai tecnici che parteciperanno a questa riunione, la prima relazione sui danni e la prima valutazione degli interventi immediati, della loro necessaria messa in cantiere, e le opere, anche il finanziamento relativo a queste opere. Sono opere che, per i primi interventi relativi, diciamo, ai punti critici di frattura del territorio, richiedono un finanziamento che non sia di meno di 50 milioni di euro, soltanto per la parte che riguarda problematiche di dissesto del territorio. Poco fa si è saputo anche che è stata aperta un'inchiesta della magistratura per disastro colposo. Devo dire che la considero veramente una buona notizia, perché diciamo, bisogna capire se c'è una relazione tra alcuni effetti del disastro e alcune violazioni della legge dello Stato e anche della legge naturale che sono state compiute in quell'area. Abbiamo visto, diciamo, delle brutture, degli stupri all'ambiente, e stiamo tutti quanti imparando finalmente che non puoi pensare che l'ambiente, che la natura non reagisca. Se la strozzi, a un certo punto la natura reagisce. Credo che bisogna chiudere la lunga stagione non solo dell'illegalità, ma anche della impunità in materia ambientale. Presidente, i danni inferti al territorio sono incalcolabili. E stiamo provando a calcolarli, infatti, diciamo, quelli che riguardano l'agricoltura saranno valutati dai tecnici competenti, e sono danni sia relativamente alla perdita dei raccolti, sia alla compromissione dei campi. Immagino, diciamo, campagne che ormai sono assassinate, diciamo, dagli eventi meteorologici, gli uliveti soprattutto. Lo dico perché è un dolore particolarmente acuto quello degli uliveti condannati a morte, ma i danni invece che riguardano le fratture del territorio sono quelli che immediatamente presenteremo in una relazione iniziale domani al Ministero, e chiediamo quindi che su questa base si provvede immediatamente a definire risorse e modalità di spesa delle risorse, perché i cantieri siano aperti subito. Io spero che già la mia ordinanza serva a vedere nelle prossime ore al lavoro le ruspe, i camion, diciamo, a liberare i canali da quell'ingombro di pietre. Grazie tante.